salve a tutti cari amici, per la 780esima volta vi faccio ripartire questo video, spero sia l'ultimo, almeno così ci leviamo anche il dente della video recensione dell'iPad mini Retina 3. Scherzi a parte, prendete un iPad mini Retina 2 e implementate il sensore di impronte, ovvero il Touch ID che possiamo vedere qui alla nostra destra. Siccome me l'avete chiesto in tanti, allora effettuiamo anche questa video recensione, anche se in effetti sulla carta, ma è anche vero, non cambia assolutamente niente con il precedente modello. Abbiamo sempre la fotocamera frontale da 1.2 megapixel che ci permetterà di girare video a 720p e di registrare le nostre chiamate FaceTime. Nella parte posteriore abbiamo la fotocamera che è da 5 megapixel con un'apertura focale di 2.4, sempre con sensore DSi. Foto che devo dire vengono discretamente bene, chiaramente non è un iPhone 6, non è un iPhone 6 Plus, però insomma le foto sono di discreta qualità. Livello di batteria non c'è nessun tipo di problema nel superare i 2 giorni d'utilizzo ed è sempre il nostro amato iPad, secondo me il tablet per eccellenza, anche andandosi a scontrare contro la concorrenza. Non ce n'è pur nessuno, pur non avendo 2/3 GB di RAM. Sostanzialmente poi il tablet è questo, abbiamo chiaramente iOS 8.1.2, l'ultima versione a bordo, andiamo anche nelle impostazioni, almeno andiamo a vedere anche la versione software, chiaramente vabbè, iOS 8.1.2. Abbiamo un'interfaccia che funziona molto bene, sempre fluida, sempre senza nessun impuntamento, però intanto andiamo ad aprire un sito abbastanza pesante come il Corriere, almeno andiamo a vedere i primi dettagli sulla navigazione internet di questo tablet. Un attimino che apre il sito. Chiaramente sono collegato sotto rete wifi, quindi c'ho la rete leggermente congestionata dal tanto traffico che abbiamo qui accanto. Allora, sito che non ha nessun tipo di problema nell'andarsi a aprire, come si può vedere Corriere è pieno di contenuti multimediali, pieno di foto, pieno di testo e plugin, come potete vedere qui si apre pubblicità a manetta. Comunque sito che non ha nessun tipo di problema, scrolling perfetto, pan sempre fluido, anche il pinch to zoom non c'è nessun tipo di problema, insomma navigare con l'iPad è sicuramente un piacere per chi va a acquistare un prodotto del genere, sia che sia un mini 2 sia che sia un mini 3, questo è senza ombra di dubbio da sottolineare visto anche le medesime caratteristiche. Quindi se cercate un tablet di queste dimensioni, volete risparmiare qualcosina, andate su mini 2. Se poi siete costretti e volete il Touch ID per sicurezza e per privacy vostra, allora andate chiaramente sul mini 3. Vi faccio sentire l'audio, che è anche un'altra delle cose particolari e molto importanti su un dispositivo multimediale come questo. Allora andiamo ad alzare un attimino il volume. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Audio direi ben riprodotto dal nostro speaker che è posto nel basso del nostro iPad, come si può vedere esce chiaramente da qui il nostro audio molto forte, pulito, chiaro, mai nessun tipo di problema, mai nessuna notifica persa, insomma un audio sempre di buon livello su questi dispositivi di casa Apple. Poi andiamo a vedere anche la gestione di tutti i processi, come si può vedere ho tante applicazioni aperte, con un doppio tap possiamo entrare nel multitasking, come si può vedere tante sono le app aperte, ma non c'è nessun tipo di problema con il nuovo processore, l'A7 in collaborazione con il coprocessore l'M7, come era anche su iPad mini 2, non c'è nessun tipo di problema nell'andare a tenere anche aperte tante applicazioni all'interno di questo iPad. iPad che serve anche per giocare, in tanti comprano un iPad come una console portatile, allora andiamo a vedere anche come si comporta nel gaming questo.
Ecco, come avete potuto vedere, anche all'interno di un gioco abbastanza pesante come Asphalt 8, iPad mini Retina 3 non ha nessun tipo di problema nell'andare a gestire questo game abbastanza pesante, abbastanza gioco che ha bisogno di tanta RAM, di tanto processore. Non c'è nessun tipo di problema appunto nell'andare a giocare con questo gioco. Insomma, un iPad mini 3 che a livello browser, a livello di multimedialità, come anche la fotocamera discreta, l'audio ottimo, la produttività, perché con un iPad si deve anche iniziare a interfacciarsi con il lavoro. Immagino a un ad esempio rappresentante che deve comunque gestire calendario, contatti, appuntamenti. L'iPad, secondo me, è portatile, ha una buona autonomia, ha anche una buona fotocamera, un audio ottimo, una navigazione browser direi quasi perfetta, quindi insomma lo straconsiglio a tutti. Chiaramente passare dai iPad mini Retina 2 al 3 non ha nessun tipo di senso. Se trovate magari un iPad mini Retina 2, compratelo senza ombra di dubbio, perché andate a risparmiare tanti soldoni. La recensione si conclude qui, anche perché vi ripeto, non c'è nessun tipo di differenza con il precedente modello. Come direbbero i fan di Android, vi pompano più soldi per un modello identico al precedente. Comprate sempre dispositivi Apple. Con questa battuta a parte, ci salutiamo e ci sentiamo nella prossima video recensione.